Quando l'Aquila invia i suoi raggi al cyberchip sulla fronte di Ryu, gli occhi del ragazzo brillano sinistramente. Fei Long, giunto a Barcellona, scopre all'ospedale che Dou Lai è ancora vivo. Nel frattempo Ken, introdottosi nella fortezza di Bison alla ricerca di Chun-Li e di Ryu, trova la ragazza. Sei viva. Chun-Li! Sono io, Chun-Li! Chun-Li, non farlo! Chun-Li, no! Sono Ken! Sono io, Ken! Che cosa ti prende? Maledizione a questi vetri, non mi sente! Ehi, Chun-Li! Signor Bison, cosa ne pensa del nostro lavoro? Abbiamo impiantato anche a lei il cyberchip. Adesso la Shadow Law ha ben due cyber warrior, Ryu e Chun-Li. Ah... La Shadow Law ha anche una donna guerriera. Interessante. È arrivato il momento che le sue due creature si incontrino, signore. Oh, che aspetti? Sono curioso. Presto! Oh, davvero super! Ryu! Amici miei, che cosa vi hanno fatto? Molto bene. Ma che sta succedendo? Spero che tu abbia portato a termine le ricerche sulle immense potenzialità del ragazzo come ti avevo chiesto. Purtroppo no, signore. I risultati sono piuttosto deludenti, direi. No! Non ho ancora chiara la situazione, questo è vero, ma tutte le analisi portano a conclusioni a dir poco assurde. Spiegati meglio. Vede, signore, anche se avesse potuto raccogliere tutte le sue energie interne in una sola grande esplosione, cosa ancora non dimostrata, Ryu non sarebbe mai stato in grado di esprimere quell'incredibile forza. Ha superato di gran lunga la capacità di registrazione di tutti i nostri sensori. A questo punto la conclusione non può essere che una sola. Ryu ha assorbito quell'energia dall'esterno. Come? L'ha assorbita dall'esterno? Non si tratta che di una mia ipotesi, certo, ma non riesco a trovare altra spiegazione. Quel ragazzo è capace di richiamare dentro di sé l'energia vitale della natura. In Oriente ritengono che tutte le cose possiedono un'energia. L'acqua, le piante, l'aria stessa. Secondo me è l'Adoko, di cui parlano tanto le leggende cinesi. L'Adoko... Thank you.
lui usa la natura. La mia forza psichica invece trova la sua fonte dentro di me, scaturendo dall'immensa malvagità che scorre nelle mie vene, un'energia carica di odio. Appunto. Quindi se la mia ipotesi si rivelasse esatta, l'energia di questo ragazzo sarebbe di natura completamente opposta alla sua, come i poli di una calamita. Questo però non toglie che, sapientemente guidata, la forza di Ryu potrebbe essere di enorme utilità. I piani della Shadowlone riceverebbero grande impulso. Lado, una forza che nasce dalla natura. Una teoria! Solo una teoria! Ryu! Maledizione, devo trovare il modo di entrare! D'accordo, vuol dire che abbatterò la parete. Eccomi, Ryu! Sto arrivando! Bene, allora ordina a Ryu di mostrarmi questo Ado. Veramente non ho ancora avuto il tempo di effettuare tutte le prove. Non saprei che impulsi inviare per fargli richiamare l'Ado. Che idiozia stai dicendo, Zolter? Basta ordinargli di impegnarsi al massimo. È vero, lei ha sempre una soluzione. Continua così. In questo momento useremo questa per restare in contatto. È una micro-radio trasmittente. E all'occorrenza è anche un detonatore. Vuoi dire che posso seminare un po' dei miei chiodi speciali e quando ce ne fosse bisogno tu li fai saltare a distanza? Proprio così. Basta fare un po' di attenzione. Spingendo la levetta funziona da detonatore. Invece, premendo il bottone, si trasforma in una comune rice trasmittente. Molto bene. Ok, questo è tutto. Ci separiamo qui. Ah, un'ultima cosa. Usiamo la radio il meno possibile o rischiamo di essere intercettati. Solamente in caso di necessità. Charlie. Sì, che c'è? Ho avuto ancora quella strana sensazione. È un po' troppo tardi per tirarci indietro. Non trovi? Hai ragione. Andiamo. Oh! Non farti beccare, amico. Neanche tu, amico. Thank you.
Come ti senti adesso che sei una combattente della Shadow? Spero bene. Ora mi devi assoluta obbedienza, mia cara. Quasi quasi ti preferivo quando facevi la ribelle. No! No! Signor Bison, se vuole osservare il monitor. Che cosa c'è? Ora il signor Bison è molto occupato. Abbiamo scoperto la causa della forte esplosione che abbiamo udito poco fa. Il soffitto della stanza dove era imprigionato Ken Masters è stato fatto saltare, signore. Riteniamo che la stanza sia stata l'epicentro di una potente esplosione. Ma è un cratere. Che ne è stato del mio ospite? Io non lo so. Con i monitor non riusciamo a trovarlo. Pensavo di mandare sul posto una squadra per cercarlo, signore. E allora sbrigati, dobbiamo trovarlo a tutti i costi. Quel ragazzo per la Shadow Law vale $1 miliardo. Hai capito bene? Trovalo! Sono stato chiaro? Sì, forte e chiaro. Signore, mi rincresce, ma dobbiamo interrompere il test. In questo momento il giovane Masters ha la priorità. Già, è così purtroppo. Idiota! Presto! Voglio rivedere subito le immagini della stanza! Muoviti! Certo! Ecco, signore! Come è possibile che quel ragazzino sia riuscito a spezzare delle catene così robuste? Abbiamo avuto fortuna. Anche il giovane Masters ha le stesse sorprendenti doti del nostro prezioso Ryu. Guarda, non capisci? Era bloccato dalle catene, non aveva certo con sé dell'esplosivo. A un certo punto non ha più controllato la sua rabbia. E così lui ha richiamato l'energia. Allegra, Zolder, abbiamo trovato due guerrieri invincibili. Non lo trovi fantastico? Un segno del cielo. Ma che cos'hai da ridere? Io, niente.
Stupendo! Mai vista tanta energia! Come stai? Tutto bene? Dobbiamo allontanarci subito da qui. Vieni! Ryu! Ma che cosa ti prende? Forza, andiamo!